Io mi immagino uno vestito in questo momento come Rindo. A parte il, l'elastico per capelli, metti che ce l'hai qua. Il dono di tua figlia. Io uno con un'arma, che delle scarpe del genere e un vestito del genere lo vedrei in una yakuza. Con appunto l'elastico qui sul polso che è della figlia, per dire. Ah, c'è Rhyme, ciao. C'è un rumore estremamente forte più avanti, vuoi proseguire? Ah, quindi è posseduta lei? Oh, sì. Ah, è la testa. Rhyme, che c'è Rhyme? Parlami, io. Che ci fai? Chi sei? Alla testa. Rhyme, dobbiamo aiutarla, è diventata strana. Qualcuno faccia qualcosa. Nagi. Non dite altro, sistemerò questa faccenda con rapidità. Ma più che altro non capisco. In questo universo, scusami, loro non dovrebbero essere umani normali. Come fanno a utilizzare con così tanta nonchalance i loro poteri, diciamo, dell'altro universo? Non capisco. Siamo in difficile, siamo a livello massimo. Vediamo come ce la caviamo. Non penso ci sia nulla di strano dentro la sua testa, nel senso, non penso ci sia un rumore particolare che troviamo solamente qui, spero. Livello così ad 80. Dovremmo riuscire a farcela. Dobbiamo ottenere l'oro, è quello il problema. Ranocchie, eh? 100 ranocchie, 10.000 ranocchie adesso ci sono. Però abbiamo la spilla di Rindo che colpisce tutti i nemici. 25 minuti, porca troia. Saranno un sacco di turni, di sicuro. That was perfect. Let's keep it up. Understood. That was easy. Masterfully done. Say goodnight. Appena c'hai il drop attivo, lo devi usare, punto. Ma com'è che se è già scaricato così tanto? Com'è possibile? Oh, oh, calmi. Aspetta che si ricarica. Perfetto. Vai, esplodi. Pum. Dai, esplodi. Aia. A posto. Aspettiamo che esploda. Kaboom. Il prossimo. Don't make me laugh. Orsetti incazzati, eh. Vai. Ecco fatto. Gli orsetti sono stati molto meno problematici, fortunatamente. Ah, che sfiga. Vabbè. Dai, riprenditi. Rindo, quanto tempo stai a terra, scusami. Quanti turni saranno? Saranno un sacco di turni, secondo me. È l'ultima. Orsetti incazzati. Orsetti tristi. Dai. Let's turn up the volume, yo. Let's keep it going. That was easy. We got this. We got masterfully done. Dai, colpite. Purtroppo questi qua grandi non sono grossi solo nelle dimensioni, ma anche nella barra della vita. Ecco qua, a posto. Mi sa che questa... minchia. È una...
una boss rush di questa modalità qui, purtroppo. Nice one. Great job. That wasn't half bad. Follow me, yo. Indeed. Per fortuna che è debole alla luce, però, cavolo. Devi riuscirlo anche a prendere per il culo, letteralmente. Grazie alle sue dimensioni alla strada stretta, però non è riuscito a fare molto. Però, cavolo, era pericoloso questo. Cosa sono, pesci? Sono, sì, pesce palla incazzati. Benissimo. Anche perché i pesci palla sono problematici, perché ci mettono già un sacco di tempo a esplodere, quindi se poi ci finisce come l'altra volta che si bugga e non... Un coglione, Fred, è rimasto sull'esplosione. Figa, ci fai morire per colpa tua, Fred. Grazie al cazzo che non sono sicuro se ce la facciamo. Fred, un coglione. Cancellazione benefica. Basta. Dai. Le meduse si stanno riproducendo. Non è buono. Non è buono se le meduse si riproducono. Per fortuna che abbiamo i colpi che ci fanno ricaricare la vita e abbiamo già ricaricato il drop. Le meduse se ne devono andare via subito. L'elefante è grosso, ma è meno problematico, perché riusciamo a colpirlo. Le meduse, se si riproducono, è la fine. È la fine. We got this in the bag. Scorpioni più medusa triste. Ah, dannazione. That wasn't half bad. Did I ask? Just doing my job. Via. Nice. Perfetto. Follow me, yo. Perfetto. Via da lì. Keep it up. Impressed by humble contribution. Great job. Keep it up. Was that sufficient? I think good enough. Dai. Let me go. Merda. Che colpo del cazzo! Non me l'ha mai fatta quella presa! Nessuno scorpione mi ha mai fatto quella presa! Minchia! Mentre stavo caricando il colpo! Se già riusciamo a togliercene uno... Ecco, esatto. Mi levo già un problema dalle scatole. Ecco fatto. Ti prego, fa che riusciamo a prendere l'oro. Ti prego. Non voglio rifarlo. Voglio avere tutto quanto. Ti prego, non me lo far rifare. Ecco fatto. Andate via le ranocchie. Ti prego, devo prendere quell'oro. Dai. C'è da stare attenti.
Ok, gli uccelli non sono un problema. Ma abbiamo il bitro carico, usiamolo. Più che altro per lo squalo anche, che sicuramente ci farà un sacco di male. Ecco qua. Questo giro è stato molto semplice, per fortuna. Quanti ce ne mancano? Quanto siamo? Aiuto! A che... Oh no, il dinosauro. Alla 10. Merda. Dobbiamo fare mega attenzione qua ora. Che minchione. Via via. Merda. Perché mi sono fatto prendere? Ah, purtroppo è stata colpa degli orsetti del cuore. Dobbiamo ricordarci che quando arriviamo alla decima riduzione dobbiamo avere il beat drop carico. Perché non proviamo con questo per una volta? Voglio provare la combinazione. Ecco, esatto, questa qui. Qual è la vostra combo? Aumenta la velocità di riattivazione quando non cambiare mai e sentite bene, con te sono indossate insieme. Ma di loro due o di tutto? Perché se fosse di tutto, allora buongiorno, è Natale oggi. Proviamo ad aggiungere anche questa qui. Facciamo la combinazione degli shotgun. Così. Abbiamo tre shotgun e tre spari. Meglio di così cosa possiamo avere? Allora, controlliamo se però... Prima di andare subito alla decima riduzione, quello che penso è giusto. Allora, non mi sembra di vedere una grande riduzione del tempo di ricarica. Però forse non la percepisco io e basta. Ah no, perfetto, è già al 100. Ottimo. Devo liberarmi almeno degli orsetti. Il dinosauro era ovvio che non l'avremmo eliminato con il semplice groove. Però... Via! Eh certo! Idioti! Preso, ok. Dobbiamo stare lontani. Via da lì. Via. Non ero sicuro che stesse per attaccare in realtà. Andata. Dimmi che era l'ultimo. Yes. Abbiamo ottenuto l'oro. Andata. 7 minuti in realtà. Per due tentativi non è stato neanche terribile. 15. Finalmente. Dovremmo averli presi tutti. Almeno penso. È stato tutto un sogno. Eh beh. Yo, Rhyme. Esatto. Oh, Beat. Rhyme, che ti senti? Hai male da qualche parte? Sta bene, non ti preoccupare. Ma che è successo? C'era questa cosa nera che mi ha attaccata e poi... Non pensarci, basta che stai bene. Mi basta questo. Una forza maligna deve essersi impossessata di lei. Ma di cosa si tratta? Una cosa nera, eh? Ehi, Tamarindo, se non ci sbrighiamo lo Shibuya Palooza comincia senza di noi. Hai ragione, dobbiamo prendere i biglietti. Si è disseminato fino a qui, eh? Questi numeri sono tutti scompigliati. Ah, ma lei effettivamente diceva l'uccello nero. Quindi... Ah, ecco perché Minamimoto aveva tutti gli uccelli attorno. Perché è lui che li ha portati in quest'altra dimensione, credo. O comunque sono arrivati anche in questa dimensione. Però, in teoria dovremmo avere tutto ora, giusto? Yes, 15 punti. Io avevo detto 16. Ah, certo, perché avevo letto 6 per lui, non 5. Ottimo. Super spilla. Poi...
Ennesimo set di spille. Ci rimangono 4 punti. E guarda caso, sono un'azione e un'altra azione. Ale, rapporto numero 10 e rapporto numero 24. Amici per convenienza. Ora che il gioco è terminato, finalmente ho il permesso di contattare il compositore. Ho un ultimo appunto per il delegato Rindo Kanade. La decisione che hai preso richiedeva coraggio e ti ringrazio. Spero sinceramente che un giorno ci incontreremo di persona. È dunque arrivato il momento. 100% di tornare all'ultimo giorno e riaffrontare il boss finale. Un'altra serie molto lunga sta per completarsi. Ho appena parlato con una persona e mi ha appena detto una cosa e io mi sento un idiota. Ci sono due finali segreti in questo gioco. Uno per questo che stiamo per fare e uno per l'Another Day. Cazzo! Eravamo già lì! Dio mio, che palle, devo rifare l'Another Day di nuovo! Ah, adesso mi sparo! Per fortuna però i requisiti li abbiamo già fatti tutti. Bisognava fare i maiali, il time trial, quello di Rhyme, la boss rush e Feli Decantus. L'abbiamo fatto, in teoria non dobbiamo rifarlo, il gioco l'ha già contati come se l'abbiamo completati. Bisogna solo ricompletare, diciamo, la battaglia finale. È incredibile che però la scena finale se la becca tutta quanta Fret. Cioè sì, c'è Nagi, sì, ci siamo noi, sì, c'è Neku, ma è Fret che fa l'azione finale. È Fret che riattiva la gente. E chi dice il contrario sta mentendo solo a se stesso. Cacchio, mi sono dimenticato una cosa. Una cosa importante mi sono dimenticato. Dimenticato di cambiare le spille. Oh no, sto per fare il boss con 3 shotgun. Compensiamo grazie agli spari, per carità, però. Aspetta che si ricarica. Madonna mia. Gli spari sono l'unico punto di salvataggio per noi in questo momento. Veramente. Cioè, allora, per carità, in realtà lo shotgun non è che non ci arriva. Non arriva sempre. Punto. Certo, rispetto alla prima volta che abbiamo combattuto contro il pollo qua gigante, abbiamo molte meno difficoltà. Anche con le spille sbagliate. Certo, ti sarebbe piaciuto. Dov'è? Ah, stavo dicendo, che fine ha fatto? Ecco, appunto. Meno male che Beat era già a terra e l'urlo che ha fatto il piccione è stato vanificato. L'urlo che ha fatto non ci ha lanciato indietro e Beat era già lì a metà strada. Che culo. Ma io posso già attaccarti? No, eh. Devo rifarmela di nuovo. Dai, provaci a colpire.
Ti rendi conto che sei il boss finale e fai meno danno del boss segreto? Allora, a livello di gioco è normale, è ovvio. Però proprio a livello pratico, cioè, dai. E il piccione. La prima fase è andata. Tocca la seconda. Scompaio, guardami. Did we beat it? Sicuro. Is the victory ours at last? Certo. Hold up, something ain't right. E non sono io. You're right. Look. What in the world is it doing? I am so ready for this to be over. Well, it ain't over yet. Oh, seriously? Risen from the ashes. Is it immortal? No, no. I don't think so. Esatto. Let's finish this. For real. Anche perché just keep hitting it till it stays down, yo. Le altre battaglie che abbiamo rifatto contro di lui. Ma dai, avevo il groove al 100% e tu me lo disattivi. Al 300%, non al 100%. Che stronzo. Dai, questa è un'ingiustizia. Avevo il groove al 100%, al 300%. Che stronzo. Dai, arriva al 300, dai. Oh. Dai, 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 dai. Esatto, adesso ci sono le alucce da tirare giù. For turning back time. What are you talking about, Rin, dude? None of us would even be here if it weren't for you. Yeah. Good point. Each feather. Ecco fatto. A step closer to victory. It's working. Sì, se solo vedessi dove sono le ali. Until its fate is sealed. How's this? Gotcha. Keep it up. And that's why you should leave it to me. Damn, could you have made this thing any tougher, yo? My bad. Hey, quit apologizing and start attacking! Okay. Anche se in realtà non ci serve a niente a aumentare di nuovo il groove, però. Tanto, anche se faccio solo destra e sinistra, evitiamo tutti i colpi, voglio dire. Neanche ci sta provando a colpirci. Vieni, pollo. Dov'è? Mi serve un'altra piuma. We're almost there. Everybody ready? I am. It's my responsibility to make things right. Eh già. Rindo, ne mancano quattro. Good. Ne mancano quattro di code. Ma Neku, non rimanere indietro, che ti fai colpire dei raggi della morte. Un scemo. Le code. Nice one. My thanks. Die already. Just a little more. We've got this. Don't let up now. Gotta say, Rindo, you sure have changed. Eh già. Yeah, you're finally making your own decisions. Hell yeah, I am. Sì, se solo vedessi dove cacchio sto andando. Onward, soldiers! Almost. There! Gotcha! Se solo tirasse. Esatto, fuori quella cacchio di coda.
Dai. Fatti colpire, porca puttana. Smettila di muoverti. Madonna mia. Spacco la faccia. Oh, finalmente. Non screw it up. Sì, ma la spilla più sbagliata, anzi il gruppo di spille più sbagliate abbiamo tirato fuori per questa battaglia. Gli shotgun, madonna mia. Tanto non riusciamo a colpirlo, vero? No, sai che forse ci arrivo, ma ecco, esatto, sempre a suo tempo ci vuole. Vediamo. Non penso di ucciderlo, però chi lo sa. E infatti, forza Pollo Amadori, vieni a noi. Ah, di nuovo sta cosa. Eccoci qua. Allora, vieni qua, piumetta. Nice work. Uccisa con la sua stessa spilla. Fantastico. Esatto. Let's make it count, yo. You know I will. Chissà cosa succedesse se portavamo Minamimoto in questa battaglia. Forse in modalità storia non si può fare, sai? Forse in modalità storia non puoi portare Minamimoto. Bella sta parte, Dio mio. Cerchio. Gli eroi campioni vittoriosi nuovamente. Vittoria. Rumore cancellato. The world ends with you. The world begin with you. Dov'è il mio? Eccolo qua, il mio finale. A bit late to come groveling back, wouldn't you say, friend? My apologies, friend. I never intended Shibuya any harm. But rest assured that as Shinjuku's composer, I have personally eliminated the cause of the problem. Vabbè, meno male. Is that enough to earn your forgiveness? I appreciate you exercising the executor from the UG. But you really ought to be more scrupulous when engaging with the lower planes. Nobody likes a messmaker. And all this time, I thought I was following in your footsteps. Then you might need to watch where you're walking. I bet. Speaking of which, I saw you took a stroll around the city. Did you and Rindo have an illuminating conversation? Weren't you watching? Only a little. I offered him an apology and asked him a few questions. I bet, yeah. What about? I thought he might understand why you opposed Shibuya's cleansing. So I asked what he thought about the city, hoping to glean some insight. Another mess finally made. And was it insightful? Abbastanza. Not to the extent I would have liked. I still don't understand. Humans are the most irrational beings. That said, I was a bit surprised myself with how our conversation ended. For some reason, the boy was ready to risk everything for an unproven possibility. Che però. And all I could do was remind him to take responsibility for whatever decision he made. Detto da chi ha incasinato tutto, poi. To take that risk. Sounds like you acted a bit irrationally yourself. I did indeed. Eh già. Even entrusted him with that powerful pin, if you can believe it. Well, you aren't alone.
I too have fallen victim to that irrationality. Why do you think that is? Esatto. I can't say for sure, but one thing I've noticed is that every time I watch them try to overcome the absurdity of their world, I just can't help but hope they succeed. Pensavo avrebbe detto essere invidioso. Bello. Che bella immagine, dai. Mi sono anche levato per vederla in totale. Beh, che dire. Bisogna finire nuovamente l'Another Day. Ecco cosa c'è da dire. Questa è l'ultimo combattimento che faremo in questa serie. È un combattimento di completismo e niente più. Ho voluto riportare Minamimoto e dargli la sua spilla, giusto un po' così, in modo significativo. Ma non mi aspetto nessun tipo di difficoltà, l'abbiamo già fatta questa battaglia, quindi siamo a posto. Anche questa serie sarà arrivata alla sua inevitabile conclusione. Nonostante tutto, è stato un bel gioco. Cioè, nel senso, era diverso rispetto al primo, ma mi ha dato comunque ottime soddisfazioni. Non voglio dire il contrario, anzi. A livello di giocabilità, molto più, diciamo, comprensibile. Rispetto al primissimo capitolo, cioè veramente. Dai, provaci. Dai, stronzo, vienici. L'importante è che non mi hai fatto perdere la carica della specca, ovviamente. So che in questa fase non ha senso colpirlo o provare a colpirlo, ma quelle volte che ci riesci comunque è soddisfacente. Dai, provaci a prendermi. Credevo di averlo preso. Cioè, l'ho preso. Però l'effetto dell'attacco ha avuto la meglio su di noi. L'unica vera difficoltà di Shiba è che si teletrasporta. È la sua vera unica fregatura, il fatto che si continua a spostare. Che succede? Dove sono? Ci arriviamo al 300%? Dai, che palle, smetti di teletrasportarti. Di nuovo. Oh no, volevo tirargli un calcio qua in testa. Che palle che sei, Shiba. Che bello, dai, finiamo questa storia con Minamimoto. Ci ho sperato sinceramente di averlo colpito. Ed eccolo qui, ovviamente. I beat you at you. Bravissimo Minamimoto, che con un calcio distrugge la sfera. E con essa anche i sogni di Shiba. Donna mia, ti sfondo con col groove finale. Volevo tirargli un calcio con Minamimoto, ma va bene così. Sono contento lo stesso del finale. Finalmente comincia. Se domani finisse il mondo, non avrei rimpianti. È il più bel giorno della mia vita.
crediti, ovviamente. Parti a Shibuya, chapter closed. Dov'è il mio finale segreto? No, dai, non dirmelo, per favore. Non dirmi che devo fare in una giornata tutto. Non dirmi che devo fare tutto quanto in una giornata sola, per favore. Ok, e rhyme fatta. Ok, anche la boss rush è andata e ho preso addirittura un trofeo per qualche motivo, oltre ad aver ottenuto anche altra roba. Fulmine, oh mio Dio. Quindi, manca solo combattere di nuovo con Minamimoto. Non penso che Minamimoto sia un problema infacile. Però, mai sottovalutare il nemico. Vediamo se a livello facile è un problema. Ne dubito, però. Meglio stare comunque sull'attenti. What's up with those eyes? Be careful! Something's not right! Ok. Funziona bene l'armatura di vento. Sì, facile, è tutt'altra cazzata, veramente. È veramente tutt'altra cosa, è infacile. Fa molti meno attacchi, sono molto meno potenti, ovviamente. Quindi non penso ci siano nessun tipo di problemi. Ormai come battaglia l'abbiamo imparata, quindi non mi aspetto granché di difficoltà. Dai. Vorrei provare, esatto, a ucciderlo con il beat drop al 300%. Non pensavo che in questo episodio avrei rimesso di nuovo questo scontro con Minamimoto. Certo, siamo sempre in pace, però. Sì, insignificante quanto vuoi, però intanto il culo te lo sto aprendo. Ecco fatto. Ed ecco qui il colpo che mi ha causato più problematiche. Io ti giuro, non ho capito come mai ci aveva killato in un colpo solo la prima volta. Che poi la parte peggiore dello scontro è quando lui non ha l'armatura, perché va mega più veloce. È quella la parte peggiore. Ecco qua. Che poi l'armatura, a parte fare da seconda vita, serve solo ad allungare questa battaglia più del dovuto, perché gli dà praticamente una seconda barra di vita e fine. Ma per il resto, eh già. Ehi, prevedibile trash. Tua madre prevedibile. Dai, provaci a colpirmi. Allora, che poi vabbè, in facile ho tolto la spilla che ci curava. Però a livello massimo è difficile. È una spilla necessaria e sicuramente al limite dell'essenziale proprio.
Vedi, un colpo del genere ci avrebbe ammazzato in, in difficile, ma in massimo peggio ancora. Dai. Ecco fatto. Che poi io ci sto provando continuamente ad avvelenarlo con l'altra spilla che abbiamo appena aggiunto. Però funziona veramente pochissime volte. Cross time. Che poi il momento in cui lui è senza armatura è quello nettamente più utile per colpirlo, perché gli togli molta più vita. Ah, troppo tardi. In difficile l'avremmo pagata molto peggio questo errore. L'avremmo pagata molto di più. Ecco qua. Ecco fatto. Dovremmo riuscire ad ucciderlo e in teoria aumentare il moltiplicatore. Fatto. Una volta imparato questo scontro, è una cavolata, cioè non è difficile. È un buon boss finale nel gioco, ma ce ne sono di molti peggiori, nettamente. E fatto anche questo, ci manca solo di battere nuovamente Shiba. Che peso, oh no. Vediamo se a questo giro succede qualcosa. Eccolo, finalmente. Libero dalla spazzatura, finalmente. Sono tornato al mio vero valore. Ce n'è voluto di tempo. Ero una frazione di fentometro dal farmi ridurre allo zero. Però ce l'ho fatta, senza tralasciare calcoli. Shibuya è piena di sorprese. Un'anima che diventa più potente anche dopo la cancellazione. È matematico che voglio essere coinvolto. Sto arrivando, compositore. Crunch! Già, con questo abbiamo completato totalmente il titolo. Certo, c'è da platinarlo, per carità, ma quella è una cosa personale. Io parlo a livello totale di gioco. Come finale, sì, per carità, carino questo. Ma ho preferito l'altro, in cui c'erano i due compositori che parlavano. Potrebbe esserci una finestra per un ipotetico terzo capitolo, detto così, ma non credo più vedremmo, se mai ci sarà, loro come protagonisti o comunque come parte del cast. Detto questo, signori, a me la serie è piaciuta. Molto meno a livello di storia del titolo originale, ma totalmente di più a livello di giocabilità. Su Switch è stato veramente terribile dover imparare i comandi, su Nintendo DS era tutt'altra storia, perché il gioco era stato pensato in quel modo ed era perfetto, compresa la difficoltà. Questo invece è stato strutturato in tutt'altro modo e devo essere sincero, a parte alcune piccole cose che non mi sono piaciute personalmente, tipo la quantità di multispilla, perché io pensavo, ok, hai più multispilla, puoi fare tre triangoli e due quadrati, per dire. Invece no, il multispilla funzionava solo su un'unica cosa e per esempio quella cosa non mi era piaciuta. Ma a parte queste cose, il titolo me lo sono goduto a modo suo, me lo sono veramente goduto. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per aver seguito questa serie, molto lunga, devo essere sincero, ma che, diciamo, ha chiuso totalmente un capitolo, quello della mia infanzia, diciamo. Quando per la prima volta giocai a The World End With You con non poca difficoltà, ma che alla fine me lo sono portato comunque nel cuore. E sapere dell'uscita di questo titolo mi aveva veramente fatto piacere. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Signori, ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti.